TTT Lines, il nostro ponte per la Sicilia, finalmente è realtà. Radio Sport 24, speciale calciomercato con un ospite, Marco Rossano, lo scrittore, ovviamente ospite spesso nei nostri studi. Benvenuto Marco a Radio Sport 24, speciale calciomercato. Buongiorno, grazie, ciao Manuel. E allora andiamo sul sito imnaples.it perché la notizia del giorno è questa qui, la leggiamo. Il Chelsea fa un ultimo tentativo per Cavani e dunque se salta il Matador, Mourinho vuole El Shaarawy. E poi ci spostiamo invece sul sito napolicalciolive.com e leggiamo questa notizia della Gazzetta dello Sport, secondo cui ci sarebbe l'accordo tra Cavani e il Chelsea e Triulzi arriva a Napoli per convincere De Laurentiis. Dunque andiamo ad approfondire questa notizia, Marco, perché per Paolo Triulzi, uno degli agenti di Edinson Cavani, sbarcherà domani a Napoli. Dunque c'è questa offerta da parte del Chelsea, ovvero un quinquennale da 7,5 milioni di euro di ingaggio più bonus, e dunque c'è l'accordo tra virgolette tra le parti, ma non c'è l'accordo con il Napoli. Dunque questo è, secondo la Gazzetta dello Sport, Triulzi dovrebbe arrivare a Napoli per convincere De Laurentiis. Ma secondo te ci riuscirà? È un'offerta valida per Cavani questa qui? Ma per Cavani probabilmente sì, è un'offerta valida. Per De Laurentiis no, perché la cifra che offre il Chelsea non è quella che De Laurentiis chiede per il rispetto del contratto e della clausola. Ecco, infatti ti dico che qui entra in gioco un ruolo importante, perché Triulzi cercherà di convincere appunto De Laurentiis ad abbassare diciamo il tetto della clausola rescissoria da 63 milioni di euro, questa in modo da favorire appunto la cessione del Matador. Ma ora non so gli accordi presi tra De Laurentiis in segreto, in privato, tra De Laurentiis e il giocatore, ma per le dichiarazioni fatte dal presidente del Napoli, Cavani, se non arrivano i 63 milioni, non si muove da Napoli. Giustamente, anche perché dovrebbe rispettare un contratto che ha liberamente sottoscritto lui. Ecco, approfondiamo, perché tu sei un conoscitore del calcio spagnolo. Allora, cosa ci puoi dire di questo Callejón? Si dice così? Sì, più o meno, Callejón. Callejón. Sì, beh, Callejón in realtà è stato lanciato da Mourinho e si è affidato molto il tecnico portoghese al giocatore della cantera del Real Madrid. È un esterno che probabilmente andrebbe bene per il gioco di Benitez. Dobbiamo vedere. Ma vale secondo te 10 milioni di euro o sono troppi per questo giocatore? Ma più o meno ci aggiriamo su queste cifre, io credo che vadano bene 10 milioni. Bisogna vedere se poi insomma, il problema dei giocatori spagnoli sempre in Italia è stato l'inserimento. A parte un Borja Valero e altri poche eccezioni, non ricordo grandi exploit dei giocatori spagnoli. Però forse con il tecnico Benitez, che è anche lui spagnolo, un certo tipo di gioco che forse si avvicina a quello, diciamo, di iberico, forse Callejón potrebbe essere un buon giocatore per il Napoli, un buon rinforzo. Ecco, leggiamo le dichiarazioni di Luisito Suarez. Dice che Callejón non è un fuoriclasse, però gli piace, dunque parole importanti, e sicuramente è un giocatore. Invece è un buon giocatore. Di Morata che cosa mi sai dire? Sicuramente non è un campionissimo, nel senso non è un top player, ma è un giocatore importante che in ogni caso credo che Real Madrid non cederà. Non credo proprio che lo vogliano cedere, però comunque potrebbe rientrare perfettamente nei parametri di De Laurentiis, no? Un giovane già più o meno affermato che non costa tanto e con voglia di fare, ma il Real non lo lascia. Bene, ringraziamo Marco Rossano per essere stato con noi a Radio Sport 24, speciale calciomercato. Grazie a voi, arrivederci. Nissan Juke, costruito per emozionare.